Classico locale, ma un vero e proprio club, a partire dalla struttura intima e affascinante che dà vita a un luogo dove sperimentare musica, incontrarsi, riappropriarsi della propria identità e annullare le distanze tra spettatore e artista. A Matera ha aperto le sue porte il Rosetta Jazz Club in via Marconi, il concerto di inaugurazione col sassofonista americano Jerry Weldon. Negli ultimi 30 anni ha collaborato con alcuni dei musicisti più importanti al mondo e ancora oggi, quando non è in tournée, si esibisce tutte le settimane allo Showman Jazz Club, uno degli storici jazz club di New York. Nella città dei Sassi si è esibito in 2 set, nel primo con Bruno Montrone al piano, nel secondo con Giuseppe Venezia al contrabbasso ed Elio Coppola alla batteria. Pleasure for you to introduce the program of Rosetta Jazz Club the first night tonight. È davvero un piacere essere qui. Peppe è un amico di vecchia data. Sono onorato e felice che abbia aperto un così bel jazz club. And happy that he has such a beautiful jazz club. So I'm delighted to be here. You are here in the European Capital of Culture for 2019, is it not? I know that, I know that. So bene che Matera è la capitale europea della cultura ed è per questo che credo che questo locale darà tanto alla città e alla cultura. Il futuro in questa città è arrivato da molti anni e vi rimarrà a lungo, e forse proprio avere una sala da jazz qui prolungherà il successo di questa bella città. Il potere della musica spingerà questa città a livelli ancora più alti. Di questo sono sicuro e conto di tornare a suonare qui molte altre volte a partire da stasera. Spero soprattutto di avvicinare coloro i quali non sono abituati ad ascoltare musica e soprattutto la musica jazz, perché vorremmo che questa fosse diventasse una esperienza. Questo club nasce dall'unione innanzitutto di 4 amici, 2 coppie, marito e moglie che si sono incontrati, insomma, e hanno condiviso innanzitutto la passione per la musica. Io per primo da musicista e loro, insomma, da ascoltatori, da fruitori di questo genere musicale. E piano piano è nata questa idea di mettere su questo piccolo paradiso per quanto mi riguarda, perché è anche un sogno, un piccolo sogno che si realizza. E è nata perché io ho la fortuna di collaborare con tantissimi musicisti italiani e non americani, insomma, provenienti da tutte le parti del mondo, e mi ritrovo a viaggiare spesso, quindi passare tanto tempo anche negli Stati Uniti, dove collaboro con loro, ed essere nelle condizioni di organizzare degli eventi qui in Italia. E quindi ci siamo chiesti perché non fare qualcosa a Matera, perché non provare a realizzare qualcosa di bello nella nostra terra, nel nostro sud, diciamo. E quindi da piano piano l'idea ha cominciato a prendere forma fino alla realizzazione di questo Rosetta Jazz Club, che vuole essere un tributo al jazz tutto, ma il nome, diciamo, è un tributo al grande Erlines, è il compositore di uno degli standard più belli, secondo me, che si chiama proprio Rosetta. La cosa che mi piace comunque accentuare è che questo luogo finalmente è arrivato a Matera in un momento glorioso per la città. Matera è
è diventato un brand ovviamente, quindi per il suo momento così importante abbiamo cavalcato l'onda e abbiamo pensato appunto di concedere alla città un posto del genere, dove non solo i materani ma anche turisti, visto che Matera ormai vive anche soprattutto di questo, o anche gli studenti, allievi anche del conservatorio. Insomma, noi abbiamo un conservatorio così importante a Matera, dove all'interno c'è il dipartimento di musica jazz. È importante, insomma, avere un luogo dove poter condividere e accrescere questa cultura musicale e soprattutto concedersi a questi scambi. Noi quattro fondatori del Rosetta Jazz Club abbiamo voluto fortemente questo posto, questo luogo, nonostante non veniamo tutti dal mondo musicale. La musica si occupa solamente di Giuseppe, perché lui è in prima persona musicista, professionista, mentre noi altri tre facciamo altro, per cui questa grande scommessa e questa grande voglia ci dà anche la forza per investire in un luogo assolutamente nuovo, esclusivo nella città. Secondo me, per me già lo è, però lo sarà per tutti quelli che vorranno darci l'onore di essere con noi durante i concerti, perché l'intenzione, l'obiettivo è quello di creare una situazione differente dal tipico locale, o perlomeno da quello che noi conosciamo qui al Sud Italia, cioè il locale dove si va a passare una serata con gli amici, dove si può ascoltare della musica. Qui non si viene per poter ascoltare della musica, qui si viene per ascoltare della musica e basta, e soprattutto per goderne in una maniera differente, perché noi adotteremo una politica del silenzio e per creare quella che io chiamo la magia tra chi è sul palco e chi è fuori dal palco, e annullare proprio questa barriera chiamata palcoscenico, per fare in modo che le energie partano dal palco, arrivino agli spettatori, che a loro volta riescono a mandare qualcosa indietro, creando una sorta di ping pong di energie positive tra i musicisti e gli spettatori, che secondo me dal punto di vista del musicista, quando mi capita, e grazie a Dio capita spesso anche in Italia, devo dire, rende tutto più bello, rende tutto più magico per noi musicisti e quindi di conseguenza anche per gli ascoltatori, e questo è l'obiettivo principale. Sì, questo luogo è stato pensato è concepito come una listening room, e quindi una sala d'ascolto che porti lo spettatore ad abbandonarsi, a concedersi totalmente al concerto. Ovviamente, insomma, creare questo tipo di situazione quasi in forma teatrale permette di avere una grande concentrazione parte dei musicisti in prima persona, perché molto spesso sono purtroppo costretti a suonare in ambienti un po' chiassosi, dove c'è molta distrazione, e permette anche allo spettatore di apprezzare e di entrare proprio in empatia con l'artista. Questa non è una forma di pretesa da parte nostra, ma è un dato di fatto. Quando si crea la magia all'interno di un posto, sicuramente tutto funziona ed è eccezionale. 1, 2, 3.
22 luglio avremo uno dei più grandi bassisti della storia di questa musica, e non solo di questa musica, John Patitucci, già al fianco di Dave Wakel, Chick Corea, Herbie Hancock, Sting, di tutto. Per me è stato un regalo che mi sono fatto prima a me personalmente, e poi ai miei collaboratori, e poi a tutte le persone che interverranno. Il primo disco mi ha fatto capire che avrei preso una strada differente da quella che era stata progettata per me dai miei genitori fu proprio un disco di John Patitucci, Mistura Fina. E quindi per me sarà un'emozione incredibile poterlo ospitare per una masterclass nel pomeriggio, quindi una cosa molto importante, perché si dà ai giovani musicisti, non solo bassisti, pianisti, cantanti, chitarristi, batteristi, chiunque può accedervi, la possibilità di passare 2-3 ore con uno dei più grandi musicisti del mondo, e poter apprendere direttamente dai grandi, che è insomma quello che io cerco di fare tutti gli anni andando in America. Il motivo principale è proprio quello: riuscire ad assorbire quante più informazioni possibile nella Mecca del jazz, diciamo. Il 5 agosto avremo un concerto dedicato sempre al basso elettrico. Alcuni potranno dire: ah, ma siccome il direttore artistico è un bassista, sta prediligendo il basso elettrico. In realtà no, è stato un caso, però è stato un caso molto molto piacevole, perché avremo la fortuna di ospitare due ottimi, davvero ottimi esponenti del basso in Italia, Pierluigi Balducci e Vincenzo Moro Giovanni, che presenteranno il loro progetto in duo che riguarda la musica del cinema riarrangiata in chiave jazz e non solo. Mentre il 7 agosto avremo, guarda un po', un altro bassista in trio, che presenterà un progetto molto molto interessante che si chiama Atomic Bass, che vedrà la partecipazione di una pianista giapponese e di un batterista che si chiama Giovanni Scasciamacchia, mio caro amico anche. E niente, poi ci sono un'altra serie di eventi che però non abbiamo ancora fissato per il momento, e quindi insomma però il calendario sarà ricco e vi invito a seguirci.
cosa importante che oltre ai concerti di grandi musicisti locali, nazionali e internazionali, questo vuole essere un posto, un'officina per i giovani ragazzi di Matera e non solo, un posto dove tutti quanti possono avere la possibilità di elaborare le proprie idee, di metterle in pratica, di sbagliare, di confrontarsi con gli altri musicisti, perché il jazz è questo, è interazione, non è mai uguale. Lo stesso brano suonato un giorno dopo ha un'altra valenza, un altro significato, ha delle altre note, giuste, sbagliate che siano, ma è diverso. Quindi questa cosa vorrei sottolinearla, perché personalmente, quando ho cominciato a fare questo, a sognare di diventare musicista, io non avevo la possibilità, qui non c'era nulla del genere, ma assolutamente. Io mi ricordo che c'era qualche festival in Basilicata che copriva però il periodo estivo, però in inverno non c'era un locale dove poter fare jam session, che sono questi incontri di musicisti, non c'era un locale dove c'erano concerti tutte le settimane o più volte al mese. Io prendevo un pullman, un treno, andavo a Roma nei vari jazz club della capitale, ed ero un ragazzino che era l'unica possibilità per me di ascoltare questo tipo di musica, e vorrei tanto che le nuove generazioni trovassero una situazione molto migliore rispetto a quelle che ho trovato io, sperando che possano raggiungere dei risultati molto migliori rispetto a quelli che ho raggiunto io. Un nuovo palco dunque nel cuore di Matera per artisti di fama nazionale e internazionale, che diventerà anche fucina per il battesimo di nuovi progetti. Grazie Matera.